Aiuto! È successo? Che qualcuno mi aiuti! È rimasto incastrato il tacco! Aiuto! No, no, aspetti, aspetti, stia ferma! Mandiamo 50 secondi di pubblicità, stia ferma! Che succede? Stia ferma! Aiuto! Alzi il piede! Tiri così! Rieccoci qua, ricomincio da capo! Lapo! Nino Frassica! La signora Coriandoli e la signora Cira! The Legend, Manuela Dicenta! Il nostro Fabio Rovazzi! Lucia Occone! Frank Mattano! Neri Marco Re! Mara Maionchi, Giovanni Storti e non so se avete saputo. No, cosa? Non hai saputo. Quando ha saputo? Iacchetti. No! No, Iacchetti, no. È una tragedia settimanale, sì. Mamma mia. C'è un'unione speciale, vero? Ho capito. Ma... Vabbè, però io mi sono dimenticato, cioè vorrei un chiarimento. Lo sposalizio. Lo sposalizio. Sì. Che chiarimento? Dimmi, Frank. No, perché mi sembra che c'entri Simona Ventura, però non so esattamente. Si sposa. Sei è un segreto, non dirlo. Okay. Simona Ventura, the singer! Guarda che si è cambiata, aveva l'abito per la prima serata con la... Capito! Bravo, facciamo un applauso a Simona perché la performance... Ciao a tutti, grazie. No, grazie a te. Brava, grazie. No, mi sai sono che... cambiata perché magari mi riconosceva qualcuno dopo la performance, sì, della Nanina. No, grazie di esistere. Sai che era molto colpita Gianna, vero? È andata via veloce come un treno. Sì, però era molto, molto colpita. Metti che ricanta un'altra canzone mia, è meglio che vada via, no? Molto. No, lei era un po' alta di... Ah, ragazzi, stasera ci divertiamo tantissimo. Abbiamo un sacco di cose. Sono un po' in imbarazzo perché Fabio Rovazzi mette un po' di imbarazzo a me stasera, sì, perché sapete che ha fatto questa cosa col Presidente della Repubblica la settimana scorsa. Sì. Racconta un po' cosa hai fatto. Cosa hai fatto? Mi hanno chiamato dal Quirinale. Presidente, come avviene la chiamata dal Quirinale? Mi chiamano. Così. Il Quirinale. Quello è Dune, che è un altro no, film. Non so. Mi hanno chiamato e mi hanno detto, guarda, il Presidente si ricorda di lei dalla Formula 1 perché l'avevo incontrato a Monza. E gradirebbe molto che facesse da relatore a questo evento in cui spiega la Costituzione a un po' di giovani creator. Ti hanno detto creator? Creator, sì. Dal Quirinale hanno detto cosa creator. Vuol dire creator? Creator. Mi hai tolto le parole di bocca. Cosa vuol dire creator? Tipo Dio. No, chi è il creator? Ma come? No, non credo in quel senso. Cioè, legato alla... Ma che ne so io? Dov'è Giovanni? È persone che crea. Come? Un po' più avanti. Creator. Cioè, se ne va il filo dentro. Giovanni, che già sei piccolino. Adesso sono piccolo, vai? Però. Ti vedo. Una valigia. E cos'è il creator? Vuol dire realizzatore, sì. Beh, lui è uno dei primi creator della storia. Sì, ho capito, storia. Ma chi, che cosa fa? No, ragazzi che creano contenuti sul web. Creano contenuti sui social. Sì, esatto, quindi di fronte a questi 15 ragazzi con canali che parlano di tanti argomenti diversi, sì, dalla scienza alla diversità, all'inclusione, alla disabilità. Sì, una roba importante, ma guardate poi la cordialità di questa foto, la cordialità di questo incontro. Una cosa a cui tengo molto è che ho abbinato la gamba incrociata col pezzo. Molto elegante. Questa è stata. Allora, siccome io a quest'ora non mi ricordo più niente, chiedo aiuto. Abbiamo un filmato del momento in cui, cioè di Fabio al Quirinale?
Ma c'erano i corazzieri, c'è tutto qui? Tutto, certo. Fantastico. Ha salutato? Sì, sì, ho fatto anche il giro, ma è una cosa incredibile. Cioè lui ogni giorno fa un chilometro a piedi. Dentro... È perché è grande. È gigantesco il palazzo. Sì. Si scorda le sigarette nell'altra stanza. Non fuma, presidente, non fuma. Penso... abbiamo un grande presidente, grazie. Per fortuna. Che... È un mito. Grande! È stato grande. Meno male che c'è. Allora... Vediamo, a dedicate a Fabio Rovazzi queste immagini, poi ti daremo del voi, come la signora Cira. Prego. Qual è l'articolo della Costituzione che ha scelto? L'articolo 1, perché riassume il senso dell'intera Costituzione. Se lei in questo momento avesse 20 anni, quindi insomma periodo della vita in cui ancora bisogna capire cosa fare bene, che tipo di creator sarebbe? Lo sarei, su un interrogativo che mi accompagna da quando ero ragazzo. Perché vi sono bambini e ragazzi che vivono bene e vi sono invece altrove, altri bambini e ragazzi in altre parti del mondo che faticano per sopravvivere. I diritti sono un po' come c'è in natura, vanno coltivati per evitare che appassiscano e non possiamo permettere che appassisca la democrazia. Vorrei ringraziare voi perché l'avete detto e fatto questa sera qui, perché avete formulato delle considerazioni che inducono a riflettere e io lo farò. Grazie Presidente. Mito, che bravo Presidente. Mito. Mito assoluto. Beh, assolutamente. Sì. E c'erano creator di OnlyFans lì. No, non c'erano, no, di OnlyFans. Speriamo che c'erano. No. Il presidente vuole. No, però è, cioè, non è scontato che un presidente della Repubblica voglia fare una cosa del genere ed è stato interessantissimo. E poi c'era appunto, insomma, lo scopo di questo incontro era anche chiedere a questi ragazzi di creare dei contenuti per attualizzare e rendere più comprensibile alcuni articoli della Costituzione. Quindi è stato proprio bello e lo ringrazio perché abbiamo fatto proprio una bella cosa. Le fotografie che ti sei portato a casa dopo, diciamo, le immagini che hai memorizzato. Beh, questa del gioco della bottiglia è bella. No, no, l'apo, no, questa, perché dimostra che no. Se la fa rivedere il regista, no, si vede che no, si non, presta a questo gioco, no, conviviale. No, no, non c'è stato. Non c'è la bottiglia. C'è un equivoco. No. Non ci sono bottiglie. Tutti a mani vuote però, questi content creator. Sì, tutto, guarda Mattano come ride. Perché? Anche a me. Non è quello. Dove è finita. No, stavo dicendo, l'immagine che ti sei portato a casa. Beh, allora diciamo che mi ha stupito e colpito la profonda umanità che trasmette il presidente. Cioè, che secondo me, io poi ho una visione mia personale, nasce tutto da quell'errore del fuori onda sui capelli durante la pandemia, no? L'immagine di insomma, un personaggio politico così importante che di colpo diventa umano, cioè si è umanizzato tantissimo, abbiamo empatizzato tutti con lui. Questo incontro è stato veramente una chiacchierata alla pari pazzesca, dove a un certo punto si è anche dichiarato emozionato di stare di fronte a noi. È proprio una persona speciale. È una persona speciale. Una persona tu, speciale. Tra l'altro, guardavo qua. Che tu hai incontrato anche, giusto, quest'anno hai incontrato il Papa? Ce l'ha. Sì. C'è la foto col Papa? Sì, perché a Natale mi invita a cantare, non so perché, ragazzi. Io... questo neanche noi. No, cioè, ce ne sono molto più bravi. Fabio, perdonami, con queste amicizie alla pari, ma il Papa e Mattarella sono mai venuti a Lambrate? A te? Questo non lo so. Tu hai fatto comunque invito, speri che accetti. No? Prima o poi spero, sì. Speriamo. Un bel kebab. Perché Milano è una città. Insieme. Però là poi hai detto accettino, eh? Sì, perché è il caso che vuole che coincidi con il congiuntivo è presente. È una rarity. Capitino anche nella italiana. Te lo volevo dire e basta. So. Allora, sì, scusi, è quella la scatola, signora Coriandolo? Sì, è questa. Lei questa la tiene in casa? Però... Ma voi che cosa... La tengo lì in casa, perché uno a volte ci pensa, dice magari...
un contributo. Io non voglio fare nomi. L'avete portata qua adesso. Vabbè, ma la signora però, la signora Cira, sì? Ecco, dico, ma mangia da lei, no? Sì. Certo. Ecco, la spesa la fa lei, signora Cira, o no? No, vuole... fa lei. Beh, certo, l'ospite... Le dico che cosa comprare e lei lo va a comprare. Vuole tutti i cibi raffinati. Cioè, cosa mangia? Raffinati. Cosa la platessa. La platessa sono abituata. Abituata. Alla platessa. La vuole però... spedita da Napoli. E dopo l'assegno mi arriva tutte le volte. Ah, perché è a carico suo. È a carico poi mio. Poi cosa mangia? La poi vuole un piatto che si usa, i friarielli. Ecco. I friarielli che mi faccio arrivare da Napoli e la mozzarella di bufala di Caserta. Vabbè, però bello, buono, no? Beh. Sì, ma non viene da sola la mozzarella. Sì, certo. La portano, i corrieri. Beve il vino? Sì. Costa. Allora, un'altra cosa del vino. Vino campano. Perché vuol vedere il contenuto? Ci sono quei cartoni. No, beh, però è bottiglia. Che tanto lo sai che c'è il vino, perché devi vederlo? Vuol vedere nella bottiglia. Vuole bere il vino nel cartone. Certo, vabbè. Che volgarità. Ha ragione. C'è vino, poi l'acqua, per dirla frizzante. Sì. E qui si è sempre bevuta l'acqua con le cartine. È rimasta l'idrolitina. Non c'è, no, signora. È rimasta l'idrolitina. No, non lo so il nome, però quelle con le cartoncine. Ma non si fa più. Non si fa più. Signora. Sono anni. Vabbè. A Napoli, qua ancora. Vabbè, insomma, comunque risparmiare. Comunque la signora, diciamo, Cira non contribuisce, perché sarebbe volgare. Volgarissimo. Ma certo. Le tolgo il piacere di essere ospitale. No, nei ma certo. Nord, certo. Più diversi come abitudini. Sì, sono diversi. Ma non dovete imparare, però. Poi più, se uno gli dà i soldi, non si offende. Lei si offende se gli certo. Certo. A Napoli, qui non si offende. Non si offende, non va bene. Cos'è, un albergo? No, è una casa. Dove lei... pago al ristorante? No. No. Certo. Che cos'è? Fino a luglio. Una pensione? No, dopo luglio, dopo agosto ho detto che sta, anche a settembre. Con la rinfrescata. No, dice anche dopo. Fino a Natale, perché mi dovete fare il capitolo. Vabbè, adesso vi distraggo con una cosa meravigliosa. Allora, intanto volevo dedicare a Giovanni... questo video celebrativo. Abbiamo fatto un video su di te, su Aldo, su Giacomo, insomma un video... Come se fossi morto, pensa. Eh? Come se fosse morto, come? Invece. Come se, però come da se vivo no. Da vivo ride da anche vivo. Lui. Non so ancora. Da vivo ride anche lui. Allora, volete vedere Giovanni? No! Dai che è vivo, è vivo! Non succederà, no! Vai! Sì. No. Bravo. Ogni frame. Bravo. Adesso Frank. No, volevo dire una cosa. Prego. Se ne parla spesso in questi ultimi anni dello sketch di Subaru Baracca, quando fanno la macchina così. E ci tengo a dire che è uno dei più grandi sketch della storia della comicità italiana. È vero. Ci tengo a dire. Per quanto è con poco fa tanto, è incredibile. Anche il vostro balletto di Raffaella Carrà, sì. Speriamo che non ce l'hai. No, quello non l'abbiamo preso, non l'abbiamo preso. Però adesso voi sapete che Giovanni in questi ultimi anni ha sentito questa proprio vocazione per, come dire, per l'ambiente, no? Cioè lui sapete, no, che abbraccia gli alberi, fa cioè questa... Sì, ecco, in camerino due piante finte non dovevi farmele. Ah. Due piantine, Fabio, di plastica. Ma sei pazzo, ma questo lo dice, voglio e tra l'altro io all'inizio ne ho anche spruzzate. Hai ragione. Poi di plastica erano... poi sì, però plastica mi inquina. No, però pensavamo che non se ne sarebbe accorto. Ho dovuto mangiarle. Eh sì, perché le voleva mangiare. Cioè lui ha un po' questa svolta francescana adesso, sì. No? Nel senso di cioè, ha una delle sue dita è verdi, giusto? Eh? Una delle sue dita è verde. Sì, tutte le dita verdi. No, ma prima delle tacche ammazzava le piante, tirava giù, tagliava gli alberi. Ma non è vero. È sempre così. Adesso dice che... sempre pentiti. Adesso dice che fa il contadino. È una calunnia. Ma lo fa il contadino o dici di... No, nel senso, sperimento nella terra. Nella terra. Oggi, stamattina, hai postato un video, hai parlato di che cosa? Della...
Oh cavolo, mi cogli. No, quando si piantano le piantine bisogna coprirle, detto con... Ah certo, con la pacciamatura, certo. La pacciamatura. La pacciamatura, che non è una bevanda sudamericana. Allora, vi spiego. Ma è per fa l'inserto. Vi spiego, no. Vi spiego. Quando, spiegalo a Manuela Dicenta. A dimora. Spiegalo alla Dicenta, sì. Quando si mettono a dimora le piantine nuove, sì, soprattutto perché con cambiamenti climatici spaventosi c'è, sì, molto caldo, quindi sì, bisogna creare uno strato almeno di 20 centimetri di pacciamatura, che si fa con il, non so, la paglia, si chiama giardiniere, fieno, no, il resti compo, del bosco, resti del bosco, unghie di modo che letame, no, no, letame no, letame no, letame no, si no, cospargono i tronchi per renderli più forti, diciamo che è come mettere un bel copone, no, che tiene caldo per poter iniziare, sì, la crescita, sì, esattamente così, li protegge, li protegge dagli insetti, dalle erbacce, bisogna riciclare tutto, Giovanni, giusto, bisogna riciclare tutto per l'ambiente. Per l'ambiente. Lo so che mi state prendendo. No, prima, no, no. Però... Allora, però diciamo così. Io che ti io non, conosco... non ho problemi. No, ma figurati, ne soffro. Hai fatto, ti ho detto prima, ti ho dato merito, hai fatto una battaglia civile purtroppo persa con, certo, Milano. Per... No, ma perché voleva impedire che si tagliassero dei glicini. Io ho un glicine anche... No, ma perché? Perché si pensa sempre che però, gli alberi e il verde sia uno sfondo, in realtà no, sono esseri viventi, non solo, che ci hanno creato. E poi è la vita. Cioè, noi siamo qui per merito loro e abbiamo dentro delle cose, vabbè, loro. Dei glicini, abbiamo dentro dei glicini. Adesso, guarda, no, no, guarda lui che è stato a Mattarella, non sembrava quasi un non so, un limone. Sembrava un po'. Vabbè, comunque no, diciamo... Stiamo, secondo non ho notato... Me, non ho notato. Non contraddite. No, assolutamente. No, ecco, no, dovete, no, no. Ecco. Allora, noi... questa svolta francescana l'abbiamo riassunta con un video, con un video preso da immagini tutte tue, però, che bello. Sì, 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 non abbiamo fatto niente di nostro, è tutto tuo. Che cattiveria. Allora, no, non perdetevi niente, prego. Noi abbiamo però, messo la musica. Messe ad arte che sembra una cazzata, no, chiaro, fatta apposta per umiliare. No, in realtà, no, voi no, quando sarete di fronte al disastro, no, dite, cazzo, ma Giovanni... Ma pensavi che dopo la Jalapas, no, niente, ma mi dispiace, non anche dico, qua. Cosa è uscito? Dopo la Jalapas, lui sono gli estremi per una denuncia. No, ma mi dispiace che tu pensi questo. Ma, guarda, no, ma io anche Giacomo ha voluto dire la sua. È chiaro, immagino. Abbiamo un pezzettino di Giacomo. Consapevoli, siete bellissima quella cosa di Giacomo, quello... ce l'hai? E ce l'ho. No, che certo, meraviglia. Eccola lì. Eccola lì. Devi rispondere. Giacomo, devi rispondere. Quella... Aspetta, allora, diciamo rispondere perché... Giacomo a quell'altitudine aveva delle visioni. Non è mai stato a quella, non è abituato. A differenza di altre persone. Non è abituato e quindi e quando arriva a quell'altitudine straparla. E stava straparlando. Quando è tornato non si ricordava neanche dove era stato. Quel nome lì non sa neanche che cos'è. Il ghiacciaio del Nis, capito? Vabbè, poi dopo continuiamo a parlare di piante. Del biricoccolo. Sì. Dopo parliamo del biricoccolo. Sì, sì. Che cos'è? Ma allora vedi che segui. Cioè, vedi? Hai un milione di follower, ci siamo anche noi. Anch'io ti seguo. Adesso so, però... il biricoccolo e il cisburno. Bisburno. Che sembra bisburno, una cosa da mangiare. Che cos'è il biburno? No, lo sappiamo. Ma il biricoccolo. Il biricoccolo, invece quello... Cos'è il biricoccolo? Cos'è? Il biricoccolo è un albero antico che è una specie di prugna, però con la buccia un po' da pesca. È un molto, molto saporito, molto buono. Ciribiricoccolo. Quello è un'altra cosa. È vero, ecco cosa ciribiricoccolo è un'altra cosa. Tutto sale, sale, tutto sale, sì, nel sale. Biribiricoccolo. Qui siamo a livelli altissimi, anche... A livello di Napoli, era Ciribiribi Kodak, c'era. No, quella è un'altra cosa. No, dico, tu segui Giovanni? Seguo Giovanni anche in quello che sta facendo appunto per la natura, sì, e per tutte le cose che hai fatto vedere. Sì. Il pesco, melo giapponese, tutte cose molto interessanti. Eri consapevole che non c'era la chiusa? No, no, ha funzionato lo stesso. Grande Frank, grande, meno male. Era scritta proprio così, Frank. Volete, facciamo così come chiusa, volete rivedere la performance di Simona, sì, con Gianna Nannini? Sì. No, perché...
Nino, la vuoi vedere o no? Io non l'ho vista. Lui non l'ha vista prima. No, anch'io ero. Voi l'avete vista? No, sì. Allora, come ho detto prima. C'è Mara che sta per vomitare. No, Mara si è divertita tanto. No, io mi sono ammazzata da ridere. Però devo dire che questa volta l'ho capita, era un po' alta. Era un po' alta la. È partita, ma la Nannini dice è partita già alta, e perché quindi lei ha avuto difficoltà. No, perché lei l'ha chiesta. C'era la, la, tu l'hai chiesta la Nannini. No, no, che cazzo, allora. Lui l'ha chiesta. No. C'era la, la tonalità. Ma no, la tonalità, era sbagliata la tonalità. Ma no, l'ha chiesta lei nella tonalità originale. Ma scusa, no, no, la, no, non posso dire a Nannini, fammela della tonalità più bassa. Ma no, è umiliante, hai ragione. Mi permette di dire alla regina. Perché lei pensava di fare, lei voleva fare nell'anima. E voleva fare l'anima mia e si sono incontrati. Comunque qua c'è Rovazzi, che è cantante, insomma, cioè, certo. Poi Neri canta benissimo, fa concerti, cioè, Mara, certo. Grande, no, produttrice. Io sono come la... Però tu la produci, su... Frank anche, uomo, showman. Peccato che non c'è Paolo Antoni, che anche lui dice di... Dovrebbe arrivare. No, no, pa- no, no, non viene. Ha avuto problemi. Quanto gli hanno dato? No, non lo so, però ha avuto problemi con la giustizia. Ah, non credo. Finalmente. Non credo. Non credo. Io credo di sì. No, non credo. Guardi che quello non me la racconta giusto. Ho visto anche... Sono no, anni che si dice che prima o poi... Ma non è vero. Si sente non dire, sarebbe poi... proprio da lui. Pare che il reato sia che per anni si è spacciato come attore. No, addirittura. Sì, sì. E che sia stato è scoperto. È uno spacciatore. No, spacciatore. Uno spacciatore. Gli hanno creduto, creduto poi. Beh, ce ne sarebbero tanti in galera se ma finché non li scoprono. Però, vabbè, allora, rivediamo Simona Ventura, prego. Quella ho scalato le marce. Ha scalato, ragazzi, le marce. È andata a meno. Guarda che è stata brava. Penso, beh, scherziamo. Ma guarda, no, non era facile. Beh, devo dire che a livello comico mi ci... No! Beh, io il finale è bellissimo. A me, sapete cos'è che fa ridere di questa storia? Che al tavolo Fabio Rovazzi, che è un cantante, sta giustamente... No. Beh, un po' canti. No, dai. Un po' sì, dai. Ormai può cantare chiunque. No, meglio della Simona sei adesso. Non è che sei, no, no, non è che sei Frank Sinatra, però meglio della Simona. Però lui teme, dice, se... ha cantato la Simona, canto a chi? No, dice, vuoi vedere che ha cantato anche me? Dice lui, adesso... Ah, successo davvero? Eh? Sì. Ho molta paura. E fai bene. No, non ti preoccupare. Quale? Quale? Oggi Simona ha sentito l'urgenza, certo, visto che eri qui, di farti un omaggio. Un omaggio, di farti un omaggio. Ma tu che sei conduttrice, presentati da sola, vai. Un omaggio come merita il grande, grandissimo Fabio Rovazzi. Wow. Super, bravo. Simo! Scusa, grazie. Grazie. Puoi dire qualcosa? Non ho capito i selfie bassi. Selfo basso. Alla... Selfie mossi. È stato un omaggio a mossi. Tu stai guardando il capello. È incredibile. Però, una rivisitazione. Però è stato un omaggio a lui, così impara. Bello. Bello, gli è piaciuto. Ma bello. Ma come sei ribambito? No, ma scusa, è gentile, è stato... No, è stato gentile, ma bisogna, insomma, non bisogna illudere troppo la gente. No, Noi facciamo così per... dire la verità. Per rimediare parzialmente... No, no, scusa, non volevo... No, dico, per contraccambiare... Contraccambiare, mandiamo queste immagini dedicate a Fabio Rovazzi e ai suoi successi. Certo. Sì. Per non rimanere così. Per non rimanere va così. Sì, sì, è brava, brava, per cancellare il ricordo. Mi prego. È proprio bravo. Bravo, eh? Bravo, bravo. Ma con tutti i grandi. Ma poi... Con tutti i grandi. Tu hai incontrato Harrison Ford? Harrison Ford, impazzisco. Cioè, proprio sono fan. Com'è andata? Ma lui, diciamo è che... È molto alto. No. Non sei Iacchetti, ha visto? No, sì, ho visto. Non c'è. Non è... Starà arrivando? No, non viene stasera, no, signora, diciamo, non si illude. Lo definiscono un po' grampi, cioè un po'... Grampi, cioè, signora? Grampi è un po', ma il classico, un po' anziano che borbotta. Scontroso. Ah, scontroso. Scontroso. Però invece devo dire che mi sono trovato bene, abbiamo fatto questa chiacchierata un po' su tutta la sua carriera, da Blade Runner a Star Wars a Indiana Jones.
È un sogno incredibile. Cioè io ma c'è ancora dietro la frusta? Ce la sei? Signora! Non la porto. Mamma mia! È un po' particolare. Solo quando è un po' particolare la signora solo Cira. Girano. La signora Cira è un po' particolare. E lo immagino sempre con la frusta. Ma stai preparando un nuovo singolo per l'estate? Sì. Davvero? Sì. Ah, vedi, ho chiesto con così. Chi? No, non lo so ancora. Io decido sempre all'ultimo. Si chiama Faccio i selfie bassi. No, perché... Faccio i selfie bassi. Perché c'è andrà inserito che Simona io no dico no no ma perché lei si sposa il 6 luglio però dopo è libera anche prima non posso fare featuring con Rovazzi no c'è altro da fare c'è altro da fare no peccato perché sennò era un duetto bello cioè bellissimo era bello vabbè la prossima volta. Sarà per la poi, Frank poi ce lo fai un gioco di prestigio dopo non mi sono preparato molto bene allora sarà bellissimo volevo però adesso fare tutti quanti un applauso pazzesco a Manuela Di Centa perché abbiamo disturbato Manuela perché sono trascorsi 30 anni dalle 5 medaglie delle Olimpiadi Invernali di Lillehammer. 30 anni, 5 medaglie. Nella storia è entrata dello sport. Sono tanti 30, ma sono ma anche 5 medaglie sono tante, Manuela, porca miseria. Cioè, si è classificata prima, seconda, adesso... No, oro nella 15 chilometri a tecnica libera, argento nei 5 chilometri a tecnica classica, argento nei 10 chilometri in seguimento a tecnica libera. Preparatissimo. Bronzo nella staffetta femminile e oro nei 30 chilometri tecnica classica anche quella. E in questi giorni la Coppa del Mondo finale, sempre nello stesso anno, quindi un anno importantissimo e soprattutto anche questo trentesimo adesso di ricordo è altrettanto importante perché ci si mette dentro tutto, sai Fazio? Anche stare qui insieme a voi stasera è un regalo per questi miei 30 anni. Ma dai, sei carina. È veramente, sei molto grazie. Carina. Grazie. Nella carriera ha vinto 7 medaglie alle Olimpiadi, 7 medaglie mondiali, ha conquistato 2 volte la Coppa del Mondo di sci di fondo, 30 volte sul podio. Brava, Manuela Di Centa. Dedicato a te. Brava. Quanta vita, quanta storia, quanta fatica, quante emozioni, quanta gioia. Quanta bellezza. Quanto amore. Anche la cima dell'Everest. Stavo dicendo le ultime immagini che avete visto. Sì. Forse possiamo vedere il fermo immagine. Tu sei andata sull'Everest. Sì, in cima all'Everest nel 2003. Ma quanto costa lo ski lift là rispetto a noi? Devo dire che tra un nocciolo coccolo là, cos'era quell'albero là? Biricoccolo. No, guarda che non ti ha preso in giro, ha detto perché non le veniva. Ellis, siete riusciti a mettere dentro il mondo della natura che è fantastica. Perché solo attraverso il toccare e il vedere con mano... quanto abbiamo di bello e quanto la natura ci regala e questo ti rendi conto quando non ce l'hai, in cima all'Everest non c'è niente, c'è più la morte che la vita e quindi lassù ti rendi conto di tante cose, è come un po' l'Is, no? Nel ghiacciaio dell'Is, quanto non cresce niente lassù. Ecco, e questo per me, questi due momenti che avete messo insieme sono straordinari perché onorare la vita guardando come cresce nel piccolo, ogni foglia, ogni fiore, ogni germoglio, con la terra messa sopra a riscaldamento di ciò che deve crescere sotto, per me oggi mi avete fatto un ulteriore regalo perché è così difficile descrivere la bellezza della natura, che cosa ci regala ogni giorno, che noi riceviamo sui piatti o riceviamo nei nostri polmoni o riceviamo nei nostri occhi, ma sapere quanto è importante l'ossigeno che la fa crescere e anche l'aria pulita che la fa crescere è qualche cosa che ti dà più valore nella vita e anch'io come lui, diciamo, pianto patate. No? Brava. Solo per il gusto di capire quanta fatica fanno queste patate nel mio giardino. Non c'è Malgioglio. E lì non c'è lo ski lift. È brava. C'è lo ski lift della vita, non so come dire. Quanto è impiegato ad arrivare in cima? Beh, è lunga. Quanti giorni? E in tutto la spedizione è circa da casa un mese e mezzo circa.
però poi... Da casa, sì, ma da quando casa. Siete al campo base? È circa 40 giorni. Ah, 140 giorni. 40. No, 40. 40. 40. Ha ragione Letizietto, mi spiace. Pensavo 30. Pensavo 30. Se mi permettete, vorrei lasciare questo pensiero sull'Euro, che tutti dicono una scalata, certo, è difficile, ci vogliono tanta preparazione, tecnicamente, eccetera, però non è solo un viaggio verso la cima della montagna più alta, ma è un viaggio soprattutto dentro di te. Perché mentre tu sali e mentre tu cerchi di salire, entri sempre più dentro di te e guardi e soprattutto tocchi tutto quello certo. che c'è. Beh, no, ma la montagna, la montagna è, una, Fabio, è una metafora. Mara ha detto io preferisco non conoscermi. Ci manca che mi conosco, Mortangere. No. Preferisco, no, ma io capisco, hai io ragione. Ammiro molto, guarda. Hai ragione. Ma come sei trovata dopo che ti sei conosciuta? Bene. Ah, io sono trovata bene, benissimo, perché ho dato una scala di valori nella vita. Assolutamente. E quindi questo, mando, questo, scusate, a fanculo dentro di me, perché è fuori. Quello anch'io non manco. No. Ma io proprio con la consapevolezza degli 8.850 metri. No. Sai che cioè, un'invidia 8.850. No, perché... Poi come donna, no, mi dicevano, no, adesso parliamo di donne. Tu sei la prima donna italiana ad andare andata sulla Rete. No, ma le donne in quelle quote subiscono, poi perdono il ciclo, poi chissà cosa succede. E tutte queste cose, parliamo di circa, insomma, non tantissimi anni fa. No, insomma, no. C'erano ventina d'anni fa. Questi gentil pensieri, no? E siccome io vengo da uno sport dove sono sempre stata considerata, come dire, ma no, le ragazze in quello sport diventano mascoline, diventano chissà cosa, E invece ho capito che anche quella era proprio una bella bolla di qualcosa che poi si è sciolta. Ma è così. Ecco, la poi va detto, domanda. No? Va sì. detto, va detto. Cioè, a volte capita la sera dove magari sei sul divano e un amico ti scrive, dai, usciamo, e alla fine dici, vabbè, usciamo, esci e dici, cazzo, che palle, perché ho accettato, stavo così bene a casa. Succede anche all'Everest, cioè sull'Everest, a un certo punto che dici, ma perché sto facendo questa cosa? Cioè, ci sono dei momenti dove dici... Beh, la stanchezza immagino ci sia. Succede tantissime volte, perché... Quindi meglio non investire sull'Everest. Devo parlare minimamente seriamente. No, 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 facciamo rispondere seriamente. Vai. Perché minimamente seriamente. Sei proprio su una... Perché sei proprio sul filo. Non c'è solo lo step di Hillary, dove se metti un piede a destra sei in Nepal, se lo metti a sinistra sei in Cina, no? Cioè dipende dove tu vuoi andare, no? Tanto proprio sei lì così, no? È intanto importante mettere il piede, per terra. E soprattutto sapere dove mettere, perché sei così vicino a un qualche cosa che capisci che può essere la vita o la morte. E poi ti rendi conto, ecco, che trovi la scala anche dei valori, perché sai, lì non ti viene ad aiutare nessuno, lì non hai l'ambulanza, non chiami il 100 qualcosa, 112, non puoi cambiare, non c'è niente. Sei solo tu con la tua capacità di un equilibrio fisico, mi riferisco a Giovanni perché so che è sportivissimo e so che più di tutti gli ski lift là in fondo, vai l'apo sullo ski lift poi, immagino. Ma ci sono negozi? Ci sono negozi sullo ski lift? C'è niente, non c'è nulla. Nulla. No, ma e poi, insomma, Maria dice delle cose, io invidio moltissimo, io adorerei la montagna, ormai non ho neanche più, faccio neanche le scale, però... No, però la montagna non è uno sport, è una disciplina, è una filosofia, è davvero un modo per conoscersi, ma davvero anche perché se sbagli una cosa, cioè se tu sbagli un passo o se pensi al passo successivo, non lo fai perché sei caduto prima. Quindi devi fare veramente un passo alla volta e dare una disciplina a te stesso, cosa per niente semplice, ma che ti aiuta veramente a pensare ogni gesto. Quando poi torni, ecco, gli insegnamenti, anche quando si scende dallo ski lift, c'è qualche insegnamento. Ma che non ti vai via mai per tutta la vita. Grazie Emanuela, grazie. Sì, però. Pubblicità, torniamo. Dobbiamo andare tutti al pub. No, al pub, la pubblicità, punto. Andiamo a comandare, scatto foto.
foto col mio cane. Andiamo a comandare in ciabatte nel locale. Lucia Ocone! Lucia Ocone da lunedì 1 aprile, compleanno di Simona Ventura, che è si vero. Sposa il 6 luglio. Si sposa ma il 1 aprile è il suo compleanno. Come no? Passiamo in onda, auguri! È Pasquetta. Vabbè, però ti penseremo tutti. No, dicevo, Lucia Ocone, che insieme a Frank è protagonista di LOL, Chi ride e fuori su Prime Video, quarta edizione, insieme a Diego Batantuono, il Panariello, Rocco Tanica, Santa Maria, Lastrico, eccetera, eccetera. E, tu quando facevi LOL, come facevi a non ridere? Soffiavo. Faceva l'etilometro. C'è il pesce facevi? Sì. E così non ridevi? Sì. Tu invece che subito. No, io facevo al contrario. Allora, facciamo così, vediamo la tecnica di Lucia Ocone a LOL di quest'anno. Prego. Molto carino. Allora, dal 1 aprile, mi raccomando, LOL. Tu, tra l'altro, hai lavorato con quasi tutti i presenti. Sì. Sì, ho fatto una riunione stasera, stavo per piangere. Sì, tu. Frank, Nino, Avevo un film che si chiama La banda di Babbi Natale, manca solo la scimmia. Sì, lui era mio marito, lei era mia suocera, Mara. Sì, è vero. Certo. Simona, vabbè. Ciao. Marito furbetto, Me lo ricordo. Da fare, vai e vieni, vai. Me lo ricordo. Sì. Con Paolo Antoni non hai mai lavorato, però. No, peccato, perché mi dicono che è un attore. E adesso purtroppo è il gabbio. Un problema con la giustizia. Lo so, perché è un attore, bravo. Però non l'hanno mai chiamato a LOL, no? Mai l'avete... Non avete mai chiamato Paolo Antoni a LOL? Come mai? Io me l'aspettavo tutte le stagioni. Io ho sempre fatto il suo nome, mi hanno sempre detto assolutamente Forse no. Sapevano già delle cose. Sì, ma forse sapevano che lo stavano per... Io me l'aspetto tutte le stagioni. Pensavo... Secondo lei, signora Coriandoli, come mai non l'hanno mai chiamato? Se ci sono delle voci... Perché lui... Allora, dicono chissà che cosa, però... Non ha fatto delle gran cose, solo io penso che lo temono. No, può darsi che lo temono. Dicono lo rapina, no, poi non è chissà cosa. Sta rapina. Vabbè. Ma dietro... Sì. È Paolo Antoni. Oh, guarda! C'è qualcosa dietro. Non è Paolo Antoni. No. Guarda, proprio qui. È un ritratto di Paolo. No, è una fotografia. Oh. È che casualmente È capitato così. È capitata la statua dei lottatori. È capitata proprio qua, guarda. Non si vede quello sotto. Alla pagina 777 hanno Ma perché la imbarazza, signora Coriandoli? A me no. No, la signora Cira no. A me un pochino. Noi di famiglia saremmo contrari. Però mi dispiace, è capitata proprio il particolare. Potevate dire, venivo. No, come non venivo? Se lo sapevo, non venivo. Ma porta fortuna. Come si chiama? Il mazzo? Un mazze. Non si usa qua. Qua non si usa, vabbè, però insomma, adesso non si sconvolga, le cose vanno avanti. No, dicevo a Lucia Ocone. Lucia, poi con te ha fatto quelli che calcio. Amore. Io l'ho massacrata per anni facendo l'infermiera Mimma. E come no? Quel tormentone era, Simo, dico, dichiarali che è un attimo, che a lei gli piacciono i pippi. No, poi hai fatto un sacco, tutta la vita imitazioni, Mina, la tua Mina è una roba pazzesca. Massimiliano, l'ho portata lì, l'ho fatta. Molto bello quando... Sono entrata Massimiliano. E come no? Sono entrata a piotta con la sedia, l'ho fatta lanciare. Sono entrata Massimiliano. Beh, anche Neri fa imitazioni pazzesche. Neri facevamo in gioventù. Mai dire domenica. Mai dire domenica, era una dei miei. Tu facevi chi e mai dire gol, lui faceva il. Facevo Schifani e lei faceva l'assistente. Un po'. Benvenuti alla Camera dei Deputati in Roma. Breve negli uomini, breve, sì. Che affittavano la Camera dei Deputati. Cos'è la maggioranza? È quella cosa che serve a fare di quello che possiedi, quello che vuoi. La Camera non serve a niente, la laghiamo, ci facciamo una grande piscina. Dedichiamo questa immagine a Lucia Ocone, allora, vai! Brava! Neri! Tutti.
tutti ci sono, è incredibile. Sì, tutti ci sono. Ma poi abbiamo ancora delle cose da parte, adesso ve le faccio vedere. Prima però volevo tornare a Zamora, al cinema dal 4 di aprile, Neri Marco Re. Allora, c'è un momento in cui c'è anche la partecipazione di Giacomo, tuo grande estimatore, oltre che... estimatore, che... certo. Che fratello nella... fratello in tutto, sì, 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 sì. Vita, tranne questa cinema. Cosa dei Gerani, però diciamo allora, che lui va più su, va più in alto e lui resta più in alto. Sì. E, allora c'è una scena, lo dico al regista, finale in cui tutti si vogliono, insomma, due industriali, diciamo, uno sì, diciamo si contendono, si contendono, si il, contendono portiere, il portiere, il Vismara, sì, il Vismara. Sì, allora esatto. Uno è il Tosetto, che è il esatto attore di lavoro. Attuale attore di lavoro, e poi arriva Giacomo, che anche lui vuole... E cerca di soffiarlo. Di soffiarlo per la squadra della sua azienda. Allora, vogliamo mandare... Scusa? Vediamo che succede. Eh no, tu lo sai. Ah, sì, sì, io lo so. No, appunto, no, vediamo, noi vediamo che succede. Lui è l'unico vedete che lo sa. Vedete che succede. No, anch'io lo so perché l'ho visto. Vai. Anch'io per... Non c'è stato bisogno di aizzarli, diciamo, no. Era abbastanza naturale. Stata a vederlo. Che cos'hai, Mara? Volevo mettere alla prova un mio amico. Sì. Che piantina è? Fammela vedere da vicino, dai. Sì. Certo. Tieni. Beh no, perché insomma uno che ha... uno deve riconoscere. Questa è facile, questa. Potrebbe essere un leccio. Wow! Bravo! Bravo! Ma bravo! Bravo! Non è che le conosco tutte. Bravo! Giovanni. Leccio, bravo, bravo. Leccio. Era un leccio, bravissimo. Va bene, però sentiamo. Ne avete altre voi, no? Scusami, no, spero di no. Giovanni. Oh, cazzo, ce n'è altro. Che cos'è? No. Che cos'è quello? Me lo sono trovato prima, scusa. C'è anche il cartello grosso come una casa. Non legge? No, non vale? Vabbè, però questo era facile, dai. Sì, Era un bambù. Sì. Un bambù, è vero! Ce ne sono altri? No. Va bene. Sono delle cose che ci hanno dato tanta bellezza. No. Ma esattamente questi, vabbè, questo. Come li possiamo definire, e questi, e soprattutto questa? Vabbè, quello è facile. Sì, quello lì è... Carote. Carote, rapanelli, prezzemolo, cosa devi fare? Ah, era prezzemolo questo! Cioè, quello è facile, scusi. Lei che continuava a dire di no? Li ho pagati io. Sì, ho capito, però non è adesso sempre quello la cosa. Sentite, ma i limoni a quanto li vendete? No, ma non c'entra niente. Lapo, tu hai delle richieste? Io volevo sapere se da Giovanni sa riconoscerle anche quando sono insieme. Riesci a capire... Dovrei assaggiarle, ma non mi sembra il caso. No. Sono rimaste lì ai piedi, direi che... Lo fate anche bagna cauda questo piatto? Beh, che cos'è? Ah, un minestrone! È un minestrone. Sì, è un mashup di verdure è un che mashup si conoscono di... è un mashup. E decidono di passare insieme del tempo. Sì, ma adesso vediamo. È una factory guardandole, però assaggiando. È una crew di verdure. Bene, bello, bene, bene, grazie. Si conclude questa tragicamente, questa parentesi. Fagiolini, le carote. Si conclude tragicamente. Piselli. Piselli, sedano. Io ho un geranio che mi è morto. Buttalo gli via. Do il caffè. Non si sente, signora Curiani. Un geranio, mi hanno detto una, si può dire web in televisione? Sì, Che una mia amica, la Luana, ha guardato nel web che il geranio è morto, devi dargli un caffè tutti i giorni che si riprende. Signora, lasci stare. Ecco, quel geranio mi è morto. Dice, se il caffè è sufficiente, dare il caffè ai geranio. A destra del sedere. Il caffè può aiutare le acidofile, il geranio non è un'acidofila, quindi... Avrei scommesso che era un acidofilo. È il momento di mandare allora questo video e poi c'è il Golden Minute. Allora, la banda dei Babbi Natale... Vede insieme Lucia Ocone, Aldo Giovanni e Giacomo e Mara Maionchi. Ricordiamo brevemente la storia, no? Tu eri il marito. Mio marito? Lucia, marito, e genero di Mara. Genero di Mara. Che sì, era? Sì.
mia madre, tua che mamma, era questa suocera, un po' rompiscatole. Che non, non aveva... No, per lui. Tu non avevi stima per il genero. No, a me mi stava sulle balle perché avevo capito. Lo trattava malissimo. Guarda, lei era ingenua, allora, ma io avevo capito che lui era un... Sai che era tanto che non la vedevo, proprio dall'uscita del film, ma sai che ho riso alle lacrime nel vederla. Guardiamo questa scena, poi mi dite, vai. Ma quanto ridere, era bellissimo. No, brava Mara, sì, no, perché aveva ragione, aveva capito che lui mi tradiva, cioè, certo. Aveva una doppia vita, aveva una doppia vita. Mamma poi mia, Betty Fulpietto come Betty Fulpietto. Frank, ce lo fai il gioco? Non è un granché, però ve lo posso fare lo stesso, sì, è una forzatura di carte. Allora, perché queste lui, sono delle semplici carte, con le tante cose che sai fare, con le tante cose che sai fare, sì. E anche giochi di prestigio. Ma sì, un po', ma proviamo a fare una forzatura, bravo, peschiamo bravo. Quattro carte a caso e vediamo che succede. Rispacco così non pensate che sia finto. Mara, di stop dove vuoi tu. Sempre io con i prestigi. Fabio, di stop dove vuoi tu. Ora. Qua? Sì. Ok, perfetto. Qua? Vai Mara, veloce, facciamone quattro. Stop dove vuoi. Quando vuoi stop, quando vuoi stop. Stop, bene, cazzo, ok. Metti il dito su una qualsiasi carta, vai veloce, veloce, veloce. Ok, uè, perfetto. Ma non pianchi i coglioni. Non ho... Fabio, di stop. Ora. Questo gioco ha solo fini premozionali, vediamo. Volevo... È stato scritto che i biglietti per Over Sympathy, che è il nuovo programma che sto facendo, che andrà a maggio nei teatri, ci sono i biglietti in vendita. Tu hai scelto esattamente ma fai vedere la telecamera. No, ma ragazzi, ma è incredibile. Fai vedere. I biglietti per venire a vedere Over Sympathy sono in vendita. Bello! Ma scusa, le altre carte non c'è scritto no, niente. No, non c'è niente. Vedi, è una ma come ha fatto? Bravo, ma bravo! È una cosa divertente, Over Sympathy. Cercate il sito. Ma quando, raccontaci. Over Sympathy è un format che andrà solo sul web. Sì? Gireremo in tre città, Roma, Milano e Torino. Sì? Torino, in dei piccoli club. Può iscriversi chiunque e presentare 90 secondi di materiale divertente e cercare di far ridere. Io sarò lì, diciamo, a cercare di esaltare chi no, perché secondo me alcuni penseranno di far ridere, non faranno ridere. Si chiama Over Sympathy proprio per questo principio, però devi avere almeno 90 secondi. No, sì, Over Sympathy vuol dire quando uno cerca, strafà per far ridere ma ottiene il risultato opposto. Ok, quindi cerchiamo nuovi comici. Sarà divertente anche involontariamente. Beh sì, certo. Cerchiamo di capire perché uno ha deciso. Certo. Sì. Bello. Io sono eccitatissimo, è la cosa in credo. Cui... Allora, quando 6 maggio. Sì. 7-8 a Roma. A Roma, poi siamo a Milano, a Torino. 17-19-26 e 28, ci sono 20... degli ospiti, magari ci stanno pure che avete visto qua, non lo so, non voglio di niente perché è fatto in amicizia, è una cosa in cui noi siamo già in rosso. Allora, Golden Minute e poi immagine dedicate a Neri Marco Re. Prima pubblicità 50 secondi. Grazie. Vai. Grazie a te. Bello, bravo. Eccoci qua, rieccoci qua. Allora, stiamo parlando con Frank perché è molto divertente questa idea. Sì, io mi auguro che andrà bene. Ma chi sono gli ospiti al tavolo? Io poi forse, vabbè, mo lo dico, tanto poi non fa niente che non viene. Forse c'è pure Luciana a Torino nel locale Hiroshima Mon Amour, che è il locale in cui lei ha iniziato. Però Luciana... Non è che io sto a dire sto fatto e mo tu fa forza. Se non lo vuoi fare, tranquillo, perché vieni in amicizia, capito? Quindi non è che io sto dicendo questa cosa in mutuo, devi venire per fuori. Io non lo so se è lui. Ha sentito Cira, perché Frank è napoletano, Stavo pensando... Ha sentito come parla? Sì. Che c'è di Napoli esattamente dove provincia siete? Provincia di Caserta, carino. Provincia di Caserta non è Napoli. Ecco qua. Scusatemi. Hai ragione. Provincia di Caserta non è Napoli. Ho capito Caserta, dove si fanno le mozzarelle. Mai stato in provincia di Caserta? Come no? Io ho girato un po' tutta mezza campagna. A fare? Niente. Niente. Vabbè, allora dedichiamo queste immagini a Neri Marco Re, carriera strepitosa, uno degli artisti più amati del nostro paese, la radio, il teatro, la televisione, imitatore, cantante, conduttore, attore, ha vinto un nastro d'argento, tutto ha fatto. Vai. Bravo, sì, bravo. Molto bravo. No, poi vabbè. Spazio, non so, e la mia famiglia si lamenta che non si dovrebbero far vedere anche tutti sti baci
Sì, glielo dico al signor Fabio. È una statua, è capitata per caso, signora, glielo giuro, non ce ne siamo neanche accorti. Guardi, non mi vogliono più a Bagnacavallo in seguito a questo. No, ma si... A proposito a Bagnacavallo, questa settimana cosa ha fatto fare la signora Cira? Si è divertita? Oh, guardi, l'ho intrattenuta in tutti i modi. Come siete andate, signora Cira? Siamo andate a visitare il municipio, c'era il teatro, adesso è un po' diroccato, però si entrava... Il mercato, bello. Tante cose da vedere, tante cose da vedere. E poi c'era quell'Elsa che ha detto faccio una cena in onore della Cira. Elsa, una nostra amica. Sì, allora con... Ah, è anche una sua amica. Ormai tutte le sue amiche sono diventate sì, ha preso anche le amiche. Quelle non costano. Vabbè. Lei è la moglie di Palmiro, lui è un gran pescatore. Non ho capito, parla troppo velocemente, la moglie di Palmiro. La moglie di Palmiro ha detto, Palmiro, te che sei bravo a pescare, facciamo il pesce locale che c'è un gran fiume. Ah, in onore di Cira. In onore della Cira, vai a pescare. Lui pesca sotto la diga. Eccolo là. Sotto la diga perché dice che c'è una cosa del fiume che è pieno di trote. Può darsi, però sotto la diga. E lui ha detto no, no, perché a quest'ora, si faceva sera, non avevamo il pesce fresco. Certo. E a quest'ora apro la diga. Chi ha detto Palmiro? Dice Palmiro, no, non voglio. Lui è pigro che... Vabbè, però insomma... Non vuole mai far niente. Allora la Elsa ha detto... Vai, ma cosa di... Le parrucchiere hanno detto che c'è l'ora legale, ti sei sbagliato. A quell'ora non fanno niente, cioè, la non diga... aprono la diga. Si ricorda ogni cosa. È d'accordo. Cioè... Sta ricordando tutto. Sta ricordando. Sì. Le parrucchiere hanno detto... gran bella... E poi la sfamava... Stavolta sì. L'Elsa una volta tanto. Palmiro non voleva andare. Invece le non voleva andare, ha detto apro la diga. Le parrucchiere. Hanno detto no, che non apre la diga non perché c'è l'ora legale. Perché c'è l'ora legale. Però non è... E lui è andato lì e ha iniziato a prendere una trota, sì, due trote, sì, tre trote, quattro trote. Poi non si sa come... O ha toccato lo svuotamento della diga. Si figuri che c'è il tappo con la vasca da bagno? No, ma sarà che sarà un bottone? Ma che qualcosa. Bottone? Non c'è un bottone. C'è stato un rumore come un diluvio universale. E dopo hanno detto i pompieri sono arrivati, ci sono arrivati addosso 6 milioni di litri di acqua, ma pulita però. Ho capito, però. Azzurra. Dopo lì per lì sembrava tutto bene bello. Perché è sparito, ha detto non lo so, l'hanno trovato il giorno dopo 20 chilometri sì. Quasi al mare. Ma non fa ridere. Sì. No, è una cosa che... Non fa ridere. Cira non ci sta più dando con la testa. Perché si ricorda quando è morto il marito. E quindi? E quindi dopo alla fine... No, sembrava fosse finita male. Invece poi nel funerale l'abbiamo buttata lì, perché il funerale da noi trovi la gente, le persone, si può fare anche degli affari, volendo. È un momento di condivisione e quindi alla fine è finito bene. Sì. Una festa. È stata questa festa, è finita così che... E le trote? Le trote sono andate perse, però abbiamo conosciuto tanta gente nuova. Lei sta per dimenticare anche Iachetti. No, quello no. Se lo ricorda Iachetti. Vabbè, quindi era contenta, signora, di questo... Alla fine è stata contenta, un po' napoletana, c'è stato questo funerale, è andato tutto bene. Che c'è adesso, signora Cira? No, scusate. Oh, mamma mia, adesso... No, scusate. Sta piangendo per Palmiro. No, qua Palmiro. Le faccio due ravioli. Sta pensando a suo marito. Le faccio i ravioli. Pensavo che Iachetti poi tornare. No, ma Iachetti, no. Ancora Iachetti, no. Ma che fa? Perché è mascalzone. È mascalzone. No, signora, non si... È rimasta male di ieri. Allora, Cira, guardi, non si preoccupi, l'ho visto ieri sera in mutande. No, non sono questi i problemi. Lei pensi a Paolo Antoni che adesso è ricercato, pensi a quelle cose lì, a quanto può star male lui. Non se la prenda, signora, dia retta a me, non se la prenda. Su! Su, coraggio. Le facce, i ravioli. Scusate. No. Non ce la fa più. Scusate, ho chiesto scusa veramente.
Ti faccio la platessa stasera. Ecco, la platessa l'ha tirata su, subito. È aria di casa la platessa. Di casa. Vedi, la platessa la fa contenta. Beh, vabbè, chiudiamola qui. Io però volevo... i ravioli. Vabbè, grazie, molte grazie. Ma è una tragedia. Allora, io... è una tragedia. Per fortuna c'è Manuela Di Centa. Perché io... abbiamo detto che sono passati 30 anni dal... da Lillehammer, dalle 5 medaglie, e io volevo farle vedere proprio tutte insieme in un altro video che abbiamo preparato per te, e quindi diamo il via e mostriamolo. Vai! Brava! Brava! Proprio tutte e cinque! Tutte e cinque, sì! Ragazzi, complimenti davvero, meraviglia! Posso... Di! Dire grazie a tutte le persone, perché dopo 30 anni... Sapete, è difficile anche... quando si riceve tanto nella vita, è difficile anche ringraziare tutti per aver ricevuto così tanto. E questo anniversario mi dà, anche attraverso te, Fabio e tutti voi, mi dà la possibilità di ringraziare tutti quelli che allora mi hanno seguita, allora mi hanno voluta bene, tanti di loro mi seguono ancora adesso, ma soprattutto voglio ringraziare in generale quelli che hanno creduto in me. Perché 30 anni fa c'erano tante cose ancora che dovevano essere, come dire, che dovevano cadere, tanti pregiudizi, tante difficoltà, tante situazioni. Io come ragazza, come donna ci ho creduto, ho avuto poche persone che hanno creduto in me, in primis la mia famiglia e qualche altra, pochissime altre persone. E grazie anche a uno sport italiano e a una federazione italiana sport invernali che ha creduto in questi sport che allora erano dominio scandinavo e russo, e ce l'ho fatta. Io voglio dire grazie perché questo è stato... io ho gareggiato da sola col tricolore, sì, rappresentando l'Italia, ma io ho gareggiato come se fossi tutti, in quel senso lì, perché io rappresentavo tutti, ma quindi questo è di tutti, e il grazie va a tutti questi. Ecco, per me è bello, è importante, ti ringrazio oggi per avermi dato la possibilità di ringraziare tutti in questo senso. Grazie a te. Poi, per stemperare l'emozione, per fare invidia a Giovanni, volevo dire che dopo la vittoria tu sei tornata al paese, hanno suonato le campane e ti hanno regalato una quercia. Sì, friulani, sì. Sentito friulani, Giovanni, guarda come ride Giovanni. C'è ancora sulla, nella piazza del paese, ha resistito, anche al freddo. Magari non era coperta benissimo, però ma resisti perché le querce tengono duro. Perché comunque Giovanni sa che è vero, sette medaglie olimpiche, sette mondiali e quant'altro, però ci sono stati tanti momenti di difficoltà per arrivare a questo. Lo credo. E lì sei sempre da sola. Poi ho letto una cosa... sei sempre da sola. Poi, Emanuele, ho letto una cosa che mi ha fatto molto sorridere, che non so in quale occasione, ma eri oltre il circolo polare artico, ti hanno regalato un tostapane. Hai vinto un tostapane, che non fa ridere. Sì, però c'era qualcuna che invidiava il tostapane, perché lei non ce l'aveva. E quindi, siccome lei alla gara aveva vinto dei guanti, lei mi guardava il tostapane. E io ho capito che, insomma, quello era bello. Era ambito. Il tostapane era qualcosa di importante. Si tostava il pane. Una cosa, no? E allora io, una parola, era il passepartout per tutti. Change. Change era la parola chiave. Tostapane per guanti. No, ma tu hai detto no. Tu hai detto no. No, io l'ho cambiato. Bisogna saperli, che bravo, che bisogna saperli cuocere, credo. I guanti? Sì. No, non per i guanti. No, tostapane era per il pane. Capisco la fame in altura, però... No, non era per i... non era per quello. Ecco, questo era il valore di una grandissima gara in Scandinavia, che era in preparazione poi di altre gare, però vivere quelle gare dove uno dice qui non c'è niente, ma poi ho scoperto che c'era il tostapane. Grande. È nata un'amicizia, è nato un momento bellissimo con delle colleghe,
è nato il capire cosa voleva dire vivere in paesi diversi, con culture diverse. E quindi un tostapane è stato, come dire, simbolicamente un'apertura, un'amicizia e il conoscere mentalità, capacità, pensieri diversi. E funziona ancora? No, la regala, l'ha cambiato, l'ha cambiato. Eh no, io i guanti ho. Ah, i guanti. Io i guanti. Fabio, io sono curioso, ma la canzone per l'estate che stai pensando, ma hai già una melodia in testa? No. No, sì. Come fa? No, non lo so, cioè nel senso che ci sono più opzioni. Una è quella di prendere un sample di un pezzo anni 90. Cosa? No, non parlerà di tostapane? No, non parlerà. Però su quella potrebbe essere un'idea. No. Andiamo a tostapane. Cioè, per me mi è rimasta una bella metafora. Arrestate. A lui dice... Una bella idea. Dicevi? No, dico, le strade sono prendere un sample degli anni 90 o creare una cosa originale. Fane due, fai il lato A e il lato B. No, ma non esiste più. Non esiste più. Va bene, allora mandiamo la pubblicità. Vabbè, io... Andiamo tutti al pub. Sei rimasto indietro. Andiamo in pubblicità e poi c'è il direttore, vice direttore di Novella Bella, Nino Rassica.